The Colors, non è vero, su RTL 102.5, nell'appuntamento di The Flight alle 15:10 minuti. Se ci seguite a Radivisione va benissimo, perché abbiamo in collegamento video, audio, video. Aspettavo la fine. Michele Bravi! Eccolo! Ciao Michele! Ciao a tutti, buon pomeriggio, ciao a tutti. Come stai, caro? Bene, bene, siamo qua in fase di preparazioni, sono stato strappato dalle prove, insomma sono felice di farmi questa chiacchierata con voi. Hai sentito, ti abbiamo accolto con The Colors, della squadra opposta di Amici Speciali. Esatto. Non so, vuoi spendere due parole su Stash, The Colors? Ma guarda, a me fa strano sentire tutti i pezzi in radio, perché ovviamente noi le prove le abbiamo iniziate un po' prima, quindi sono pezzi che io sto sentendo tutti i giorni e da un po' di tempo, e quindi è strano poi vedere, no? Capito? Fai un'intervista, ti ritrovi lì, è bello. Poi devo essere sincero, c'è un grande scambio in questi giorni, sai, io sono stato molto fortunato ad avere anche dei colleghi che hanno capito molto bene anche quello che poteva essere un ritorno sul palco. Sono stati tutti molto cordiali nell'accompagnarmi, nel tenermi la mano, no? In questo processo di ritorno, chiamiamolo così. Quindi mi fa piacere vedere, insomma, che poi la creatività di ognuno viene raccontata, e un grazie particolare poi alla vostra radio che ci sta sostenendo tutti in maniera molto bella. Grazie mille. No, grazie. Prego, a te. Piacere. Allora, ti chiedo questa cosa, visto che abbiamo sentito The Colors, spesso e volentieri quando vengono gli artisti, tra virgolette, in radio, e sembra strano, hanno sentito il loro brano in studio. Però siccome il sistema radio con l'Orban, lo diciamo agli ascoltatori, l'ascolto radio è diverso. Allora, la prima volta che hai sentito il tuo pezzo in radio, che effetto ti ha fatto? Guarda, molto strano, nel senso che questo, parto dal presupposto che quello che è uscito adesso non doveva essere un pezzo fuori dal disco, nel senso non era pensato come singolo, non era pensato come... Era una cosa che io avevo fatto tra l'altro in anteprima dei live l'anno scorso, quindi era proprio un piccolo momento di racconto personale che non pensavo si sarebbe esposto ad una platea così grande, no? Che era quella televisiva. Poi c'è stato il passaggio in radio, ovviamente, e vabbè, io ho un'emotività ormai molto famosa che si articola molto tra il pianto e il pianto e quindi no, mi sono commosso tanto, ma perché poi è bello, guarda, sembra sempre retorica perché poi lo dicono tutti gli artisti, no, grazie perché ci sostenete, in realtà è veramente così, nel senso che nel momento in cui tu lavori a qualcosa di così intenso per te, vedere che c'è qualcuno, una piattaforma, no, come può essere una radio, che ti aiuta, no, a raccontarlo a più persone possibile, una cosa tanto commovente, un gesto tanto umano, bello, bello. Bene, ci fa molto piacere. Allora, se ci prometti di non piangere in questo momento, vai. La suoniamo? Guardalo. Suonatela. Vai, vai. La presenti tu? La presento io, la rovinerò subito perché non sono bravissimo a fare le presentazioni, ma stiamo per ascoltare La vita breve dei Coriandoli. La vita breve dei Coriandoli, la canzone di Michele Bravi, che è in collegamento con noi oggi qui su RTL 102.5. Stanno arrivando tanti messaggi al 378-378-102.5, visto che tu hai detto tra il pianto e il pianto, ne hanno approfittato, hanno detto qual è l'esibizione live che ti ha messo più in difficoltà? Ah, allora, beh, sicuramente la prima volta che ho cantato dal vivo questo pezzo è stato molto intenso, nel senso, allora calcola che per me è molto strano adesso ritornare, io dico sempre ritornare, ma in realtà è come se facessi le cose per la prima volta, però è più facile dire ritornare a cantare, perché fai conto anche nella fase del soundcheck ero molto teso, no? È strano per me sentire la mia voce in diffusione, tenere un microfono in mano e mettere del suono, e questa esibizione qua, quella della vita breve dei Coriandoli, insomma è stata per me molto intensa, anche perché c'era un racconto molto profondo dietro, insomma, perché un po' il timore, no, di presentarlo davanti a così tante persone, però è stato bello. È bello anche il concetto, no, del coriandolo, no? La vita breve dei Coriandoli, una cosa che tenera e allo stesso tempo molto, come posso dire, molto triste, no? È un po' brasiliano, guarda, come concetto, no? Nel senso di saudade. Perché sì, perché il coriandolo in teoria è già una cosa breve. Rafforzare quello, com'è nata
Come ti è nato questo? Sai cosa? Io mi sono accorto che ho sempre bisogno di tante immagini per capire quello che ho intorno, no? Ma non nel senso che ho bisogno di avere una visuale delle cose, ho bisogno di proprio di esempi, no? Per capire quello che sto vivendo, come lo sto assorbendo e così via. E quindi mi sono reso conto di quanto io per parlare sfrutti le piccole immagini, no? Capita molto spesso che io parlo per spiegarti una cosa, dico è un po' come. E quando io negli ultimi mesi, no, sono tornato a parlare, a descrivermi, no? A comunicare anche con le persone della mia vita, io dicevo sempre come con i coriandoli. E poi da lì, insomma, è nata questa canzone, no? Che è fatta di tante immagini. Poi l'immagine del coriandolo è quella che ovviamente sta a capo di tutto questo treno di immagini, però insomma ho bisogno delle piccole cose per capire quelle grandi, e quindi volevo partire da una cosa particolare per riscoprire un po' l'universale. Avremo modo ancora di parlarne. I vostri messaggi al 378 378 1025. Intanto Major Lazer insieme a Mo e DJ Snake, questo è Lean On. Major Lazer, Mo e DJ Snake. 378 378 1025. Quest'oggi Michele Bravi con noi, e non solo, seguitelo in radiovisione, ne vale la pena, perché ogni tanto vedo veramente l'occhio lucido, Michele? L'occhio lucido, sai cosa? Io ci tengo tanto a fare la mia musica bene, a raccontarla con il giusto mezzo. Quando si dice, no, io canto perché è l'unico mezzo espressivo che mi racconta fino in fondo, è così ma incompleta come frase. E la completiamo tra poco, Michele, stai lì. RTL 102.5 in radio e in televisione sul 36 del digitale terrestre. La tua radiovisione. Tommaso Paradiso con la sua Ma lo vuoi capire? 15:30 minuti nel pomeriggio e The Flight con in collegamento Michele Bravi. Noi siamo Zac Ferrari e in modalità remoto il nostro signor Taranto, che ha un sacco di domande per te, perché tanti messaggi stanno arrivando al 378 378 1025. Esattamente Michele. Ad esempio Andrea ci chiede come è nata, diciamo, l'idea nel videoclip, no, della Vita breve dei coriandoli, di mettere l'occhio, sempre questa immagine dell'occhio in primo piano. Com'è nata? Guarda, l'idea dell'occhio nasce dal fatto che la canzone anticipa un disco che sarà, insomma, che è un concept album, e questo occhio è la prima parte di un racconto molto più grande, ecco, diciamola così. E quindi, insomma, poi in tutta la parte visual che racconterà piano piano i brani del disco, questo occhio diventerà qualcosa di più grande, una storia un po' più ampia. Ah, okay. Cioè, praticamente ha spoilerato, ma ci lascia con. Sì, tra l'altro c'è molta attesa e molte domande proprio riferite all'album nuovo, ma presumo che oltre a quello che hai appena detto tu non possa dire di più. Ma guarda, sai che cosa? Il disco sarebbe già dovuto uscire a marzo, poi insomma stiamo tutti quanti vivendo questo momento storico un po' strano, e quindi per ragioni di sicurezza e per ragioni tecniche ancora stiamo tenendo il disco a data da destinarsi, e lo confermo, ancora non è stata presa una decisione a riguardo, quindi sarà mio piacere poi, nel momento in cui ci sarà un'idea chiara sulle tempistiche, anche far partire questo racconto musicale che per ora è soltanto anticipato da questa prima canzone. Ok, cioè, come vuoi, ci lascia così, tieni tutto per te. Ma non riusciamo a strappargli un nome, non so, una produzione, ti dico occhio. No. Va bene che l'occhio è lo specchio dell'anima, ma ci lascia così e vabbè, ci lascia così. Dai, tra poco magari ci riproviamo, anche perché continuano ad arrivare un sacco di messaggi. Hands up, questi sono Merck & Cremont con i DNCE, o semplicemente Dance, insomma, chiamateli come volete. Joe Jonas and Friends. Ma a proposito di Friends, di amici, abbiamo Michele Bravi in collegamento, e gli amici sono anche quelli di RTL 102.5, stanno mandando un sacco di messaggi. Piccola annotazione, scrivete anche come vi chiamate, da dove scrivete, perché ci fa piacere anche nominarvi, dire chi siete, no? Perché i messaggi sono tantissimi, molti evidentemente scritti di getto, ma non sono poi firmati. Basta, chiusa parentesi. Prego. Andiamo dal nostro Taranto, che ci racconta al 378 378 1025 qual è la domanda che vogliono fare a Michele Bravi. Eh sì, in questo caso si è firmata, Gaia da Cosenza, quindi lo possiamo dire. Gaia, che studia flauto al conservatorio, Michele, quindi ti voleva chiedere, insomma, sapendo che anche tu hai studiato al conservatorio, com'è stata la tua esperienza, se hai fatto gli esami da privatista, insomma, com'è andata?
Guarda, in realtà non ho mai studiato al conservatorio, nel senso che ho fatto i corsi dei primi 3 anni senza mai dare un esame, e quindi poi di base è stato un approccio soltanto ludico il mio, nel senso che ci tenevo a imparare a suonare uno strumento, ma poi non ho reso questa cosa burocraticamente stabilita, e quindi ho soltanto imparato a suonare molto male il pianoforte e la chitarra. Bene, allora mi aggiungo, perché c'è un altro messaggio di Ludovica che deve dare alla maturità, che dice: ma tu veramente hai lasciato il liceo classico alla maturità per darti alla musica? Non l'ho lasciato, ho concluso tutto il percorso di studi, ma sai cosa, io ero un piccolo secchione in realtà, e quindi cioè, ero proprio studiavo proprio tanto e quindi no, ci tenevo poi a chiudere, insomma, a uscire da lì col diploma, e quindi ho finito il mio percorso di studi fino al diploma, e poi ho iniziato la mia strada con la musica. Ho provato, insomma, per un periodo a farla combaciare con l'università, ma poi, insomma, non, per ragioni di impegno non sono mai riuscito a portare avanti entrambe le cose, insomma, mi sono fermato poi al liceo. Vabbè, ma che facoltà avevi scelto poi, così per curiosità, Ho fatto il primo anno di filosofia, lì a Milano, e poi, insomma, però poi ripeto, ero sempre in tour, in giro, per me era difficilissimo dare gli esami, e quindi ho detto per ora mi concentro sulla musica. Ok, anche lì frequenza, ma esami zero, giusto? Ma guarda, in realtà ne avevo provati a dare 3, vabbè, però insomma, no, sicuramente hai imparato delle cose nuove, non è che indubbiamente. Vabbè, invece noi adesso impariamo a conoscere questo nuovo singolo di Dotan che si intitola No Words, a New Hit, qui su RTL 102.5 in The Fly. No Words, questo è il nostro new hit firmato Dotan. Mette un po' di ansia a guardare questo videoclip, lui sott'acqua che soffre, che si dimena, capito? Vabbè, niente. C'è il nostro amico Michele Bravi in collegamento, preparati perché tra poco arrivano altre domande, curiosità per te, e vediamo un po', parliamo anche ovviamente di amici speciali, che ormai siamo lì, semifinale, insomma la fase sta diventando ancora più interessante, quindi tra poco ne parliamo, va bene? Ok, 378 378 1025. Stiamo facendo fatica veramente a stare dietro a tutti i messaggi che stanno arrivando, che potete seguire anche in radiovisione, canale 36 del digitale 736 di Sky. RTL 1025 in radio e in televisione sul 36 del digitale terrestre, la tua radiovisione. Ilo Milo, Billie Eilish con questo remix in stile Ibisenco. Come? No, vorrei ricordare che RTL 105 si ascolta in FM anche a Formentera ed Ibiza. Esattamente. 15:47 minuti con il nostro amico Michele Bravi in collegamento. C'è Taranto in remoto a guardare tutti i vostri messaggi. Sentiamo un po' che c'è. Eh sì, 378 378 1025. Allora, tra i tantissimi messaggi che ci stanno arrivando, abbiamo scelto questo che ci scrive in realtà sia Elena da Firenze sia Alessia da Avellino. Michele, tutte e due hanno questa curiosità, cioè qual è il compagno di amici con cui hai legato di più? Ma oddio, sai che non lo so, perché poi in realtà ci conosciamo già tutti da tempo, anche Gaia, che insomma l'ultima ragazza che ha vinto quest'anno l'edizione, in realtà ci conosciamo già da prima, insomma, per amici in comune e così via. La nuova scoperta, ed è stata una scoperta bellissima, devo dire, Random, che mi fa, insomma, mi fa sempre molto ridere, bello vedere il suo entusiasmo. Ecco, Random è la luce nuova. Gli altri ci conosciamo già da tempo, quindi non saprei scegliertene uno. Ma dell'altra squadra invece? Dell'altra squadra, guarda, forse Irama, perché poi insomma è praticamente compagno di camerino, insomma siamo proprio a fianco, quindi condividiamo insieme la casetta dei Bianchi, che in questo momento è diventato il nostro studio di registrazione, insomma separati ovviamente per motivi di sicurezza, però insomma siamo quelli che si sentono sempre cantare a vicenda. Beh, tu hai citato Gaia, tu lo sai che sono arrivati tanti messaggi che sognano un duetto di quello che vuoi proprio con Gaia. Io non so.
A parte gli scherzi, no, è molto bello, stiamo lavorando insomma per far sì che poi ci si possa anche incontrare, no, nei vari mondi musicali. Le collaborazioni musicali però richiedono sempre tanto tempo, quindi stiamo pensando, ci stiamo un po' indagando, conoscendo, sarebbe bellissimo, io lo sto proponendo, vediamo. Va bene. Io ho visto un gesto che chi ha seguito in radiovisione, non voglio fare insomma il giornalista da quattro soldi, ma però ho visto Michele Bravi fare il segno della... Vabbè, e comunque vedrete la prossima puntata di Amici speciali Neon Leali Marrakesh insieme ad Elisa su RTL 102.5. Tantissimi messaggi per te Michele al 378 378 102.5. Allora andiamo dal nostro Taranto, perché sono andati a scavare tra virgolette all'interno della vita breve dei coriandoli. Esattamente, infatti 378 378 102.5, ti chiedono insomma appunto nel nuovo singolo c'è una frase in inglese, cosa vuol dire, da dove l'hai presa, ci chiedono. Guarda, io speravo che passasse un po' inosservata perché non amo molto andare a scavare troppo, però posso dire che sono dei messaggi che ho ricevuto e che sono stati un po' la risposta alla domanda che io faccio nella canzone: di cosa sono fatti gli angeli, a cui io con quei vocali lì ho trovato la risposta e ci tenevo che ci fossero, un po' nascosti, però ci tenevo che ci fosse quella voce lì. Beh, forse le hai nascosti talmente tanto che ha suscitato la curiosità, tanto è vero che hanno scritto e si sono immaginati qualsiasi cosa adesso, da una voce presa da un film alla tua voce in inglese, insomma ha suscitato molta curiosità. Vedi, no, in realtà è stato fatto un po' così all'ultimo, è stata l'ultima cosa che ho fatto nel disco. Io dopo quei messaggi vocali lì ho iniziato a scrivere la prima canzone di questo album, che non è questa qua. Però insomma ci tenevo che fosse questa è la canzone del disco dedicata a quella voce. Mettiamo, io sto cercando di girarci un po' intorno, però mi rendo conto che fare troppo critico non sta aiutando molto, anzi, però insomma è la canzone dedicata a quella voce lì e quindi ci tenevo che ci fosse, proprio perché dopo quei messaggi vocali io mi sono seduto davanti al pianoforte davvero, e quindi insomma volevo che ci fosse. Un'altra canzone molto intensa delle tue, quella che stiamo per ascoltare, ci riporta indietro al 2017, Il Diario degli Errori. E anche questo sembra veramente un film. Il Diario degli Errori, Michele Bravi, il che ci riporta a Sanremo, no? Del 2017. Wow, c'è un sacco di tempo, sono tre anni fa. Sì. Tre anni fa, sì. È stato bello, insomma era la prima volta che portavo su un palco importantissimo una cosa in cui credevo totalmente, era il primo tassellino della mia direzione musicale, molto più narrativa, molto più cinematografica, è stato veramente bello. Allora sappi Michele che sono arrivati tantissimi messaggi per te, ti aspettano a braccia aperte, ti aspettiamo anche noi. Vuoi dire qualcosa agli ascoltatori? Guarda, per me è tutto un po' nuovo. Io tornare a fare le interviste, tornare a parlare di musica, poter raccontare, poterci vedere anche se da distanza in questo caso è tutto una riscoperta nuova. Insomma, io ringrazio tanto, io sto vedendo tanto affetto intorno alla creatività che sto mettendo insomma sul pubblico, davanti al pubblico. Questa cosa mi rende molto grato per l'attenzione e l'umanità con cui i miei messaggi vengono presi, quindi non posso che ringraziare per questa attenzione. Grazie a te Michele, un abbraccio, un bacio, davvero. Buon lavoro. Ciao a tutti, grazie anche a voi. Ti vediamo ad Amici speciali, ciao.